Nella tavola rotonda che si è svolta poco fa si parlava dei problemi che hanno gli agricoltori, troppa burocrazia e quindi poco tempo da dedicare, meno tempo da dedicare all'agricoltura. Come la Regione può aiutarli a semplificare? Questo è un grandissimo problema che è sul tappeto da molto tempo, in realtà soprattutto in una fase economica critica come quella che stiamo vivendo. Il settore non ha soltanto dei costi cosiddetti diretti, ma il peso della burocrazia è un'altrettanto fonte di costo che è sempre più insopportabile. La Regione può intervenire e sta intervenendo per cercare di semplificare ad esempio le procedure, per intervenire sui controlli che sono molti e potrebbero essere semplificati e concentrati. Può intervenire anche rispetto a tutta una serie di documentazione che ogni volta viene richiesta agli agricoltori e mettendo in rete a banca dati delle informazioni che attengono alle singole aziende, ecco, anche su questo fronte potrebbero venire dei benefici notevoli in termini di semplificazione amministrativa, ma anche della vita di chi già dedica parecchio tempo, troppo tempo per stare dietro le carte. In un altro blocco all'interno sempre della tavola rotonda si parlava anche del nuovo PSR e gli agricoltori hanno esternato un po' i loro sogni su questo nuovo PSR. Bisogna essere molto realisti, innanzitutto bisogna dire che questa è un'occasione che non va assolutamente persa, perché in una situazione di grande difficoltà economica, di riduzione degli spazi di intervento pubblico, il nuovo ciclo di programmazione 2014-2020 è fondamentale. Ciò detto, occorre che la Regione faccia ogni sforzo perché i fondi, le filiere dei vari fondi che fanno parte della nuova fase di programmazione vengono affrontati, utilizzati in un'ottica di grandissima integrazione. Ecco, bisogna evitare il più possibile di parcellizzare gli interventi, ma di fare, come si dice, massa critica. Ecco, in questo senso, se riusciremo, ma anche il fatto di aver aperto il tavolo verde, di aver aperto il confronto, quindi mi pare che si stia lavorando in questo senso, ecco, se si coglie questo obiettivo credo che si potranno cogliere potenzialità importanti.